la storia di queste due ragazze, di Flavia e Roberta, due ragazze che hanno oggettivamente scritto una pagina nuova nella storia del tennis, vincendo uno slam, vincendolo qua, interrompendo il sogno di una grandissima campionessa come Serena Williams. Insomma, è accaduto veramente di tutto, forse una delle pagine più importanti dello sport, e dello sport femminile in particolar modo. Dico però che secondo me non è soltanto tennis, è qualcosa di più, è la storia di due giovani donne italiane, la storia, una straordinaria storia italiana, bella, per cui credo che fosse giusto per il governo, per il CONI, ovviamente per la Federazione Tennis, essere qua. E oggi che l'America ha parlato italiano siamo tutti contenti, talmente contenti da non fare neanche polemiche né da raccoglierle, quindi bene così, complimenti a Flavia, l'abbiamo vista emozionata e felice anche alla fine, complimenti a Roberta che ha fatto comunque un torneo straordinario, non soltanto per la semifinale mastodontica incredibile di ieri, e complimenti alla federazione per quello che ha fatto. È una bella pagina importante per il tennis italiano, è una bella pagina per lo sport e ci dà ancora più motivazione per continuare nella collaborazione con il CONI anche in vista della grande sfida della che vede Roma in Lizza per i giochi olimpici del 2024. Insomma, oggi una bellissima pagina e lasciatemelo dire, anche una bellissima pagina per due donne del sud che hanno fatto qualcosa di sorprendente anche per loro, oltre che per noi.